fuori tema di un minuto solo, cioè due minuti solo, e riguarda, visto che me ne hanno parlato prima, il Big Bang. Noi conosciamo. Ma è Franca venerdì la tua lezione sul Big Bang e lo stato stazionario. Ma no, questa no, questa di fondo sull'idea. Noi conosciamo alcune leggi fisiche. Quello che succede lo riproduciamo in laboratorio e con quello che succede in laboratorio, con quello che osserviamo in cielo e con le leggi fisiche conosciute, abbiamo un quadro coerente che funziona, che fa previsioni confermate. Questo fino alla temperatura di circa 10 miliardi di gradi, cioè circa un secondo dopo il Big Bang, qualcosa del genere. Quando la materia dovrebbe essere un brodo di quark, a temperatura a condizione uniforme. Andare oltre significa estrapolare abusivamente le leggi fisiche conosciute, ritenendo che funzionino anche in altre condizioni, e l'estrapolazione è sempre abusiva ed è sempre appesa a un filo. Tutte le estrapolazioni sono buone e non significa assolutamente niente. È quello che la fisica dice. Di qui in poi comincia il bla bla bla, fine del discorso. Parliamo di supernove. Allora, prove documentate a posteriori, no? che sono state osservate supernove nel corso di un migliaio di anni e più, però senza sapere che lo fossero. La natura delle supernove, è stata in dubbio forte fino all'inizio del secolo del 1900, diciamo. Erano state scoperte delle nove erano delle stelle che aumentavano fortemente di luminosità e poi diminuivano. Appartenevano alla nostra galassia, aumentavano la luminosità di qualche migliaio di volte, decine di migliaia di volte, arrivavano fino a brillare come le stelle più brillanti conosciute, però poi diminuivano e sì, bene o male, di alcune si è riusciti a sapere come ci fosse prima, eccetera. Non si era mai osservata in epoca, cioè dopo l'uso, dopo l'avvento del telescopio, dopo la nascita dell'astronomia moderna strumentale, non si era mai osservata una supernova. La prima che fu osservata senza riconoscerla è del 1880 qualcosa, che si accese nella galassia di Andromeda. Al momento c'era una lite spaventosa per stabilire se la nebulosa di Andromeda, che si chiamava proprio nebulosa di Andromeda, appartenesse alla nostra galassia o fosse un oggetto extragalattico. La maggior parte degli astronomi, e i più importanti fra l'altro, inclusi, ritenevano che fosse parte della nostra galassia, cioè che nell'universo ci fosse solo la nostra galassia, che Andromeda fosse una nebulosa, anche se aveva lo spettro leggermente diverso, come alcune altre dalle nebulose gassose, aveva uno spettro di tipo stellare, però si riteneva che facesse parte della nostra galassia. Quando ci si accese questa stella, che diventò di magnitudine 6 o 7, mi pare qualcosa del genere, fu una forte lancia, una forte conferma che la nebulosa di Andromeda fosse della nostra galassia, perché non era concepibile che in un oggetto extragalattico una stella si accendesse, una nova, perché allora si conoscevano solo le stelle nove, quelle che si accendevano sporadicamente, così si accendesse e diventasse abbastanza luminosa da essere visibile a occhio nudo da in un'altra galassia. Quindi al suo apparire fu ritenuta una prova del fatto che la nebulosa di Andromeda facesse parte della nostra galassia. Quando però poi i telescopi La disputa andò avanti fino a quando il progredire dei telescopi non permise di rivelare anche nella
nebulosa di Andromeda, delle stelle, farne lo spettro, capire che erano super giganti blu, e confrontandole con le giganti blu conosciute, valutare la distanza della nebulosa di Andromeda. La prima valutazione della nebulosa di Andromeda era dell'ordine dei 500.000 anni luce, una cosa di questo genere, quindi non 500-600.000 anni luce, no, però era comunque un oggetto extragalattico. E allora ci si rese conto che la stella che ci si era accesa dentro, era un oggetto di una luminosità inusitata, proprio spropositata, che andava fuori da tutti i canoni dell'epoca. Sembrava impossibile che una sorgente di energia fosse in grado di produrre così tanta luce. All'epoca era già un problema giustificare le stelle normali, ma un'esplosione del genere era assolutamente fuori dai sensi. In effetti, per giustificare la luminosità di una supernova ce ne vuole, perché la luminosità è mostruosa. Quando una supernova si accende, e ce ne sono diversi tipi, viene a brillare più o meno con una potenza paragonabile alla galassia che la ospita. La supernova che si è accesa nella galassia di Andromeda brillava quanto tutta la galassia di Andromeda, più o meno, poco di meno. Cioè quando brillano 300 miliardi di stelle, di cui, d'accordo, la maggior parte sono piccole, la maggior parte sono insignificanti, però sono sempre miliardi di stelle. E questa stella per un breve periodo, per qualche settimana, qualche mese, ha brillato quanto tutta la galassia messa assieme. Ci si può domandare da dove venga una quantità di energia così. La fonte di energia delle stelle più o meno si conosce, cioè si conosceva. La caratteristica più importante della produzione di energia delle stelle è che essa è estremamente lenta. Cioè le stelle fanno energia ad un ritmo umiliante. La fanno per miliardi di anni. Questo permette a loro di durare per miliardi di anni. Se una stella producesse, se non ci fosse l'intoppo che impedisce alla produzione di energia veloce, la stella producesse energia velocemente, diciamo, come ci si aspetterebbe di fare nei reattori a fusione che si stanno progettando, una stella durerebbe pochissimi tempi, pochi anni, brillerebbe quanto un'intera galassia, ma si esaurirebbe in 448. Invece questo freno, questa strozzatura che ha la stella nel sistema di produzione di energia, che è l'intoppo, si chiama l'interazione debole, impedisce alla stella di brillare violentemente e le permette di durare centellinando la sua energia, di durare per miliardi di anni. Questa è l'andamento normale delle stelle, ma ci si può domandare: ma come può essere superato? La fisica che conosciamo non ci permette di superarlo di un botto e far produrre alla stella tutta l'energia in un botto solo. Perché? Perché se la produzione aumenta violentemente, se la produzione di energia aumenta violentemente, perché cioè, la stella si è compressa, la produzione di energia tende logicamente a gonfiare la stella. Gonfiandola si raffredda, la produzione di energia diminuisce subito, in pratica la stella è un ottimo termostato, si autoregola. Se aumenta la produzione di energia per qualche motivo, la stella si gonfia, diminuisce la produzione di energia, agisce esattamente come un termostato e anche con oscillazioni piuttosto ampie, o sono oscillazioni anche molto ampie, continua ad andare avanti per milioni o miliardi di anni. Quindi un meccanismo di nucleare simile a quello che produce energia nelle stelle normalmente è impossibile, cioè non può
giustificare una produzione di energia così violenta, perché qualunque aumento così grande della produzione di energia disferrebbe la stella e la produzione di energia cesserebbe immediatamente. E in effetti è quello che succede: questa produzione di energia disfa la stella, perché la supernova si distrugge, però l'energia la trova da un'altra parte, cioè non la trova nella reazione nucleare normale che alimenta le stelle per miliardi di anni. La reazione normale, l'abbiamo vista tante volte, è che circa 1000 grammi di idrogeno diventano 993 grammi di elio e i 7 grammi che mancano entrano nella formula E uguale mc quadrato, quindi uguale 7c quadrato. C è un numero spropositato e quindi una piccola quantità di energia, cioè questi 7 per 1000 che mancano nella trasformazione, sono sufficienti, diluiti su miliardi di anni, ad assicurare la luminosità del Sole per miliardi di anni. Il Sole consuma praticamente tutto l'idrogeno, trasformandolo in elio, come fanno la maggior parte delle stelle, buona parte dell'idrogeno, comunque sia idrogeno nel centro, dopodiché la stella si esaurisce. Si esaurisce. Dunque, la stella è un teatro di una battaglia continua e all'ultimo sangue fra la forza di gravità e la produzione di energia dentro la stella che contrasta la forza di gravità. Finché la stella produce energia, questa energia uscendo dalla stella impedisce alla forza di gravità di avere il sopravvento e contrarre la stella. Però quando l'idrogeno è finito, la produzione di energia cessa. La produzione di energia cessa. E in questo momento la stella non è più in grado di contrastare la forza di gravità. Cioè energia non ne esce più e la stella lentamente, sotto la sua stessa forza di gravità, si contrae e diventa più piccola. E noi... la fisica terrestre, diciamo, ci dice che la materia non può diventare più piccola di come la conosciamo. Le nostre pressioni, stiamo parlando degli anni 20, all'inizio degli anni 10, degli anni 20, le nostre pressioni non sono in grado di frantumare gli atomi. Abbiamo un atomo costituito da un nucleo con degli elettroni che ne stanno attorno e per tanta pressione che applichiamo non riusciamo a strapparli, a schiacciarla oltre. Nelle stelle invece i calcoli hanno dimostrato, e poi la pratica anche lo dimostrava chiaramente, che la pressione e la temperatura al centro sono sufficienti per distruggere gli atomi, cioè trasformare il tutto in un plasma. Un plasma cosa vuol dire? Un gas di elettroni e protoni che marciano liberamente ognuno per i cavoli propri senza più avere una struttura atomica che li tenga alla stessa distanza, che tenga la materia ben espansa. Già negli anni 20, negli anni 30, questo problema si presentava. In che senso? Una volta distrutta la struttura dell'atomo, cioè schiantato l'atomo che, in questo tavolo, schiacciato tanto che gli atomi non sono più in grado di tenersi lontani uno dall'altro, a tenersi appiccicati, ma si schiantano e entrano dentro uno dentro l'altro. L'atomo è costituito per la maggior parte di vuoto. Una volta che gli elettroni non sono più in grado di bilanciare la forza di gravità, cosa succede? L'oggetto si contrae. Una caratteristica della forza di gravità qual è? Che l'oggetto più diventa piccolo, e più la forza di gravità aumenta col quadrato della vicinanza, cioè un oggetto due volte più piccolo ha una forza di gravità quattro volte maggiore. Quindi quattro volte maggiore vuol dire che questa materia viene schiacciata ancora di più.
I calcoli negli anni 20-30 dimostravano che una volta schiantato l'atomo, cioè fatto un gas di plasma e di un gas di plasma, di elettroni e protoni liberi, cioè nuclei ed elettroni liberi, una volta schiantata la struttura dell'atomo, non si conosceva niente che fosse in grado di arrestare il collasso. Cioè, una volta che, finché si produceva calore, il calore emergendo, uscendo dal centro, teneva espansa la stella e andava tutto bene. Ma una volta che il calore fosse finito, la stella diventava più piccola, diventava più densa, aumentava la forza di gravità, aumentava la morsa gravitazionale, quindi diventava ancora più piccola. Diventando ancora più piccola, aumentava la morsa gravitazionale e allora diventava ancora più piccola. Negli anni 20, negli anni 30 non si conosceva nessun metodo, nessun sistema, nessuna possibilità di arrestare questo collasso. Quindi la fisica di quell'epoca diceva che questo collasso sarebbe continuato all'infinito. Questo in teoria, perché non si conosceva come fermarlo. Però l'osservazione aveva già mostrato due nane bianche, cioè due stelle, la compagna di Sirio e la compagna di Procione. Due nane bianche che avevano più o meno le dimensioni della Terra e più o meno la massa del Sole. Era una cosa all'epoca insensata, se vogliamo andare a vedere, però i dati erano quelli. L'orbita di Sirio camminava sullo sfondo celeste andando a zigzag con questa nana bianca attorno, grossa come la Terra, che brillava pochissimo, ma che accusava una densità giusto di 1 milione di volte più grosso della Terra. 100 milioni di volte, più di 1 milione di volte. 300 milioni, la massa è più di 1 milione di volte, quindi una densità 1 milione di volte maggiore di quella del Sole, cioè 1000 tonnellate a litro, insomma uno sproposito. Però era un fa. E quello che è più importante è che Sirio B e Procione B sembravano oggetti stabili, cioè non stavano collassando. Se fossero stati durante un collasso avrebbero brillato molto di più, emettendo una grande quantità di energia, perché il collasso, durante un collasso, metà dell'energia gravitazionale liberata si può disperdere. Cioè durante un collasso gravitazionale, dico, poi se volete ne possiamo parlare, si sviluppa l'energia gravitazionale, viene trasformata, si libera. Teorema del Virial, metà resta dentro e metà viene buttata fuori attraverso stati successivi di equilibrio. Quindi la parte buttata fuori in un oggetto delle dimensioni della Terra e della massa del Sole che sta collassando avrebbe dovuto brillare più di Sirio. In realtà Sirio B brillava pochissimo e c'erano tutti i segnali che stesse ferma, cioè che non evolvesse in nessun modo, che quel poco che brillasse era giustificatissimo dalla sua temperatura, si stava lentamente, si pensava raffreddando, non c'erano problemi. In questo scenario fa la sua comparsa un fisico indiano, credo che sia il fisico più amato della storia dell'astronomia, più ben voluto, più prototipo della dolcezza, eccetera, Subramanian Chandrasekhar, giovanissimo, che arriva dall'India e si presenta con un piccolo risvolto storico, non posso farne a meno, sapete benissimo, fa parte del ciò di cromosomi. Si presenta, Chandrasekhar si presenta con una nuova teoria che dice, in pratica, e che attribuisce al principio di esclusione di Pauli il fatto che una nana bianca stia stabile, cioè non è più
le pulsioni elettromagnetiche che non sarebbero sufficienti, eccetera. È il problema che oggetti, cioè particelle con tutti gli stessi numeri quantici non possono stare vicine. Il principio di Pauli, che è una legge empirica, cioè vuol dire, è una legge osservata, allora non c'era una giustificazione, è osservato il fatto che sembrava che le particelle con uguali numeri quantici non potessero stare vicine e che si respingessero, misurata questa possibile repulsione, Subramanian Chandrasekhar ha fatto tutti i calcoli e stabilisce che una nana bianca è stabile, cioè riesce a contrastare la forza di gravità fino a un certo limite, dopodiché cede anche lei. E questo limite è 1,44 masse solari. Cioè, Chandrasekhar espone questa teoria in cui risulta che una nana bianca, senza sviluppare energia, calda o fredda che sia, non ha nessuna importanza, solo per il fatto di essere costituita da particelle che si escludono a vicenda, anche alla temperatura bassissima, quindi indipendentemente dalla temperatura, è in grado di resistere alla sua stessa forza di gravità, però fino a questo limite. Chandrasekhar si presenta, e allora l'autorità massima dell'astronomia era Eddington. Per rispetto a Eddington, va prima di parlarne alla National Society, con la situazione di Eddington, ne parla con Eddington. Eddington guarda, si dimostra freddo, non fa commenti e non dice niente. La sera in cui Chandrasekhar doveva parlare, senza nessuna motivazione, con un accanimento che resterà uno dei grandi misteri dell'astronomia e che si porterà nella tomba, Eddington attacca Chandrasekhar in una maniera brutale, del tutto ingiustificata. Incomprensibile. Gelosia. Gelosia scientifica. Sì, però una volta che Chandrasekhar ha dovuto andare in America per far apprezzare, ha propagandato la sua legge, si sono osservate decine di altre nane bianche e più si osservavano nane bianche più si vedeva che il limite di Chandrasekhar era rispettatissimo, non si è mai trovata una nana bianca di massa 1,45 masse solari. Cioè il limite di Chandrasekhar sembra come la posizione della relatività, è proprio un tetto invalicabile. Più si osservavano nane bianche, più si vedeva che questo limite qua era invalicabile. Ormai il limite di Chandrasekhar viene insegnato, cioè è proprio fa parte dei libri di testo, ecco, non è neanche... Bene, io mi ricordo di aver letto, mi pare di Tullio Regge, non vorrei sbagliare, pare che Tullio Regge, parlando con Chandrasekhar prima che morisse qualche anno fa, gli ha chiesto: ma Eddington ci ha ripensato poi? E Chandrasekhar ha detto: mai. Cioè Eddington si è portato nella tomba la sua avversione per il limite di Chandrasekhar, ed è una delle cose più incomprensibili. Beh, veramente non ho, cioè, ce ne sono altre, perché in effetti circolava una voce che diceva: ma perché i vecchi fisici rincoglioniscono? Proprio parlando di Eddington, no? Perché negli ultimi anni della sua vita ha detto due o tre cavolate spaventose. Però era stato Eddington, ecco. A che età? Non lo so che cominci. Io ho 67 anni, forse ancora per qualche mese sono sicuro. E poi non sono Eddington, parto da molto più basso, ovviamente. Sono pieno di acciacchi, però per ora della Versailles mi pare. Era ancora una colonia l'India, tra l'altro, no? Era ancora una colonia. Sì, quindi c'è gelosia e razzismo. Gelosia e razzismo. È probabile. Sì. Ma no, perché poi gli altri l'hanno accettato serenamente, tutto il mondo l'ha accettato. Tutto il mondo talmente tanto accettato Chandrasekhar che hanno chiamato un satellite addirittura col suo nome. Veniva scalzato, è arrivato dall'India, lui era un luminare inglese, sì. Abbastanza, ecco, comprensibile. Eddington non poteva vederlo perché era un
un povero indiano. Certo. A giustificazione c'è il fatto che dopo di quello è di una delle cose tre altre capolate che erano veramente che lo hanno. Che, mi ricordo che un libro di Gallo che ne parlava. Diceva che gli avevano fatto la canzonetta, che avevano fatto un lavoro pubblicando, che prendeva in giro il lavoro di Eddington, che l'editore non se ne è accorto, l'ha pubblicato. Poi era rincoglionito. Era rincoglionito proprio. Cioè, tanto per darvi, vabbè questa è una piccola divagazione, tanto per darvi l'idea di quanto fossero stupide le idee di Eddington verso la fine, ha fatto una ricerca sui manuali con le costanti eccetera e ha visto che erano più usati, più consumati in prossimità di quelle che costanti che cominciavano con numeri bassi, cioè 1, 2, 3 eccetera, cioè le costanti con numeri alti erano poco usate e le costanti con numeri bassi di più. Quindi diceva la fisica si vede che ha una preferenza con le costanti con numeri bassi, che è una stupidaggine assurda, perché le costanti con numeri bassi sono di un sistema decimale, basta usare un sistema 6, sistema 2, sistema 12 che cambia tutto. Questo per dare, cioè l'uomo che aveva individuato la sorgente di energia nelle stelle, l'uomo che era stato il primo sostenitore della relatività generale più importante, e non lui, perché c'è un'astronoma americana di cui non ricordo il nome che ha lavorato con Eddington, una donna astronoma, una volta Bertolotto ha fatto una serata sulle donne, scusa, abbiamo già sopportato gli indiani, non ci chiede di sopportare anche le donne. Allora, tutto c'è un limite, però dicono che è stata lei in realtà che si era battuta con Eddington la sua teoria. Edito l'ha rifiutata e poi l'ha proposta come sua teoria. Cioè, vabbè, ma sai, Henrietta ha scoperto le cefedi e il premio Nobel l'ha preso, il suo capo. Insomma, vi abbiamo permesso di fumare, di portare la minigonna, ma che cazzo volete di più, ragazzi? Tanto si può una regolata. La cosa più eclatante è la scoperta del DNA. Ma sì. Che nessuno dice che i due scopritori che hanno preso il premio Nobel per il DNA in realtà hanno copiato integralmente le ricerche della loro collega che poi morì di cancro perché aveva fatto gli studi sui raggi X. Loro se ne appropriarono e preso il brevetto. Qui lo dico e qui lo dico. Einstein si è separato da sua moglie, con cui scrive lui, siamo esaltati. Quando Eddington, Einstein sulla relatività ristretta ha lavorato, vabbè, si sono arrivati in tanti, ma sulla relatività generale l'ha fatta da solo. Però scriveva diverse volte, siamo esaltati perché siamo vicini, siamo qua, eccetera. Tutto fa pensare che lavorasse con sua moglie, che era un fior di fisica, eccetera. Può darsi sì, può darsi no. E gli diede il premio Nobel. Gli diede il premio Nobel. Comunque, da quando si è separato da sua moglie, Einstein non ha più fatto un cazzo. Cioè, dal 1915 al 1955, che è morto, Einstein, se si fosse messo a fare l'idraulico, per la fisica non sarebbe cambiato niente. Vero. Niente, niente, niente. Non c'è un lavoro pubblicato dopo il 15 di Einstein che valga la carta sulla quale è scritto. Dicono dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Mia moglie è una grande donna, ma com'è che io non sono un grande uomo? Ci sono le eccezioni. Ci sono le eccezioni. Ha sbagliato lei, ha sposato. Non lo domando perché mia moglie. Come faccia sotto? Peggio per lei ormai. Ormai cosa vuoi che faccia? Un po' di carota male. Dove è arrivato? Allora, al limite, ci si può domandare cosa succeda alle stelle che hanno una massa che supera questa qua. Perché il cielo è pieno di stelle che superano quella massa lì, cioè pieno. Si vedono solo quelle perché sono quelle che sono visibili più a grandi distanze, però ce ne sono tante. Negli anni 60, ancora negli anni 70, c'era il cosiddetto problema delle Iadi. Era un problema piuttosto grave che, se vogliamo, si fa finta di aver risolto adesso.
Cioè nelle Iadi c'è un stelle di sequenza principale con stelle fino a 2, 3, 4 masse solari, cioè molto brillanti, piuttosto brillanti, come anche nelle Pleiadi. C'è qualche gigante rossa e qualche nana bianca. Nana bianca che logicamente pesa meno del limite di Chandrasekhar. Ora, in un ammasso si ha un'ottima ragione per pensare che le stelle siano nate tutte assieme. Il fatto che ci siano delle nane bianche vuol dire che sicuramente hanno finito la loro evoluzione prima delle giganti rosse, che sono uscite dalla sequenza principale prima delle stelle che hanno 3 o 4 masse stellari. E allora? Cioè, dov'è finita l'energia, la materia che da queste giganti rosse ha generato queste nane bianche che sono inferiori al limite di Chandrasekhar? Cioè pare che qualche meccanismo abbia trovato il modo per liberare le stelle più massicce di parte della loro massa. Oggi noi pensiamo che durante la fase di gigante o supergigante rossa la radiazione del centro sia così potente da disperdere buona parte del mantello delle stelle e farle scendere sotto il limite di Chandrasekhar. È bella parola e brutta a fatti, perché visto il tasso di emissione delle giganti rosse, cioè il tasso col quale le giganti rosse disperdono materia nello spazio, per farle andare sotto il limite di Chandrasekhar ci vorrebbe una vita tripla o quadrupla di quella che ha tutta la stella messa assieme. Cioè, quando il Sole diventerà una nebulosa planetaria, cioè la gigante rossa soffierà via la nebulosa planetaria diventando una nana bianca, la nebulosa planetaria avrà una massa circa un millesimo della massa del Sole. Cioè, praticamente si è fatto la barba. Si è tolto un maglione, non ha fatto niente, cioè non si è liberato del 60-70% della massa. Anche alle giganti rosse pare che il vento solare sia molto più forte nelle supergiganti, però il problema di liberarle della massa in eccesso è un problema tuttora aperto. In questo momento ci sono altri problemi che sono molto più spettacolari ed è un po' accantonato, però il problema esiste tuttora. Perché è stato scoperto solo... cioè in tutti gli ammassi, cioè nelle Pleiadi, cioè in tutti gli ammassi, cioè in tutti gli ammassi. C'è questo problema in tutti, in tutti, non negli ammassi globulari. Perché sono vecchi. Perché sono piccoli. Cioè negli ammassi globulari ci sono giganti, rosse, eccetera, però tutte delta stelle più piccole del Sole, o come il Sole. Tutti gli ammassi di tutti i tipi, cioè però gli ammassi aperti, che hanno delle stelle più pesanti, in sequenza principale, delle stelle più pesanti di due masse solari, esiste questo problema. Perché hanno due stelle, hanno stelle di sequenza principale più pesanti di due, qualche gigante rossa, e ci sono delle nane bianche. Quindi vuol dire che è stato scoperto, è stato studiato per primo nelle Iadi, perché sono la massa più vicina. La massa più vicina si studia più facilmente. Cioè, negli anni 60 individuare delle Iadi in ammassi lontani faceva un po' caldo, per dire, studiare bene lo specchio. Adesso sì, adesso studiamo le nane bianche negli ammassi globulari con telescopio spaziale, ma nel passato era qua sotto i ponti. Sto parlando di un problema degli anni 50, degli anni 60. E la massa della nebulosa planetaria di Sirio B dove è andata? Ma la nebulosa planetaria si disperde. Cioè, che anche lei era una nebulosa planetaria. Ma sì, 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 però Sirio è un sistema binario. Sirio pesa 2,5 volte più del Sole. La sua compagna pesa 1 volta qualcosa più del Sole. Però le stelle doppie nascono assieme. Quindi la stella che è diventata la nana bianca Sirio B pesava più di Sirio A. Perché altrimenti
avrebbe finito prima Sirio A. Il fatto che abbia finito prima Sirio B vuol dire che Sirio B era più grossa, le stelle più sono grosse e meno campano, quindi vuol dire che Sirio B era più grossa, più massiccia e si è gonfiata di più di quanto non faccia Sirio A. Era più, almeno diciamo, 3 masse solari. E adesso pesa meno di 1,5. Quindi vuol dire che in qualche maniera ha trovato il modo di sbarazzarsi. Forse col vento solare, forse un po' è caduta di nuovo sul Sirio. Diciamo che il modo in cui una gigante si liberi di tutta la materia che le cresce per scendere sotto il limite di San Zecca, se vogliamo dire tecnicamente, possiamo definirlo un po' come polvere sotto il tappeto. Cioè, la mettiamo lì e facciamo finta che il problema sia stato risolto. Diciamo sì, lo risolve col vento solare, però i calcoli dimostrano che non è facile. Comunque sia, è un fatto che in qualche modo la sera si sbarazza di questa materia. Però ci sono situazioni in cui non riesce a sbarazzarsene, oppure non fa in tempo. Quando la stella diventa molto grossa, si gonfia, una stella di massa molto grande, e si gonfia come gigante e come supergigante, l'interazione fra la zona centrale e gli strati estremi è molto debole. Cioè, perché la parte centrale, quando si arriva a questi stadi, la parte centrale è già molto più avanti del Sole. Cioè, il centro del Sole è moderatamente, parzialmente degenere. Cioè, la zona al centro del Sole, la densità è dell'ordine di 100, cioè 5 volte più del platino. 100, il diametro è quello che è, la densità decresce con l'esterno e nel centro si sta formando idrogeno e si sta formando elio. Quando l'elio sarà finito, il centro si contrarrà e darà inizio alla produzione di carbonio partendo dall'elio. Però la temperatura deve essere una decina di volte superiore, il volume deve essere molto più piccolo. La produzione di energia è più rapida, cioè meno redditizia, quindi non durerà sicuramente 10 miliardi di anni, non durerà neanche un miliardo, durerà poche centinaia di milioni di anni, perché cioè, però è più violenta la produzione di energia, infatti il Sole si gonfierà, cioè la produzione di energia aumenta, la superficie non è in grado di smaltirla. Non è in grado di smaltirla, allora cosa succede? Si gonfia. Sgonfiandosi finisce in una zona di gravità minore. Cioè, mi spiego, quando si forma la gigante rossa, cioè diciamo, questo è il Sole in condizioni di equilibrio, quando il centro diventa che produce più energia, tutto questo mantello deve smaltirla. Prima era in condizione di equilibrio, adesso ne arriva di più, quindi non riesce a smaltirla e si gonfia. Le parti che prima erano soggette a 30 volte la gravità terrestre si trovano più lontane dal centro, si trovano sotto una gravità decisamente inferiore. Una gravità decisamente inferiore le comprime di meno. Le comprime di meno, a parità di flusso di calore, si possono espandere di più. E allora la stella comincia a espandersi di più. Si espande di più e man mano che si espande la gravità diminuisce. Quindi continua a espandersi. Cioè il passaggio produce più energia perché non è grossa, non è gialla e produce più energia. Perché? Perché quella struttura lì non è in grado di smaltirla. Gonfiandosi per smaltirla si trova in zone meno compresse e quindi si può gonfiare di più. Si può gonfiare di più, viene ancora spinta, si espande ancora, si raffredda, viene più energia e si gonfia ancora di più. Quindi alla fine la situazione di equilibrio è trovata quando il Sole è diventato grosso a riempire l'orbita di Venere, con una temperatura decisamente più bassa. Però a questo punto, fra la periferia e il centro, ci sono 100 milioni di chilometri di distanza. Sono un po' scollate le due cose.
possono quasi evolvere come se fossero due oggetti separati. Cioè, per il Sole no, è piccolo, ma per una supergigante come può essere Antares, come sarebbe Betelgeuse, che arriva oltre l'orbita di Marte, forse anche oltre vicino a Giove, vicino a Giove, una cosa così enorme, con un nucleo piccolo che ormai è piccolo, che è più piccolo della Luna. Quindi 750 milioni di chilometri. Cioè, ormai si può benissimo trattare quello che succede fuori, anche perché l'energia per arrivare dal centro a fuori ci mette milioni di anni, centinaia di migliaia di anni. Si comportano, cioè, già per arrivare dal centro del Sole alla superficie ci mette alcuni milioni di anni. Per arrivare dal centro alla superficie con una stella così gonfia, quanto ci mette? Cioè, possiamo benissimo trattare le due cose come se fossero due stelle separate, no? Non si parlano proprio, ma il centro continua a contrarsi. Se il centro supera la densità caratteristica e la... Scusate. Come Totò ci vuole, come ti fa solito. Se la struttura centrale arriva ad essere una nana bianca più massiccia di una volta e mezzo il Sole, e lo è perché non ha avuto modo di il mantello, cioè, ma è ancora tutto lì che poco ma comprime. Se il centro ha avuto modo di superare il limite di Chandrasekhar, può succedere che il limite di Chandrasekhar viene superato. Il limite di Chandrasekhar viene superato dalla parte centrale della stella, con la stella ancora nello stadio di gigante rossa, o con la stella. In alcuni casi, per esempio la Shelton A, sembra che sia stato superato questo limite quando la stella era ancora addirittura gigante blu. Quella nella nube di Magellano, sì, era una super gigante blu, non era neanche una gigante rossa. Una Wolf Rayet. Sì. Cioè, nelle stelle ancora nelle prime fasi, il fuori è ancora nelle prime fasi e il centro è già avanti ed è già collassato. Ora, quando si supera il limite di Chandrasekhar, cosa succede? Gli elettroni non sono più in grado di bilanciare la forza di gravità. La materia precipita verso il centro. Precipita verso il centro. L'ostacolo successivo è lo stesso principio di esclusione, però qui siamo un pochino più in una situazione un po' che gabellarla per sicura è già un pochino. Cioè, il principio di esclusione che teneva lontani gli elettroni vale anche per i neutroni. Gli elettroni agiscono in una maniera con una certa massa di interazione debole, con l'interazione elettromagnetica, i neutroni agiscono per interazione forte. Il principio di esclusione che tiene separati fra di loro i neutroni è molto più forte di quello che tiene. Cosa succede? Fanno qualcosa da mangiare di fuori? No. Magari. Il principio di esclusione che tiene lontani fra di loro i neutroni è molto più forte del principio di esclusione che tiene lontani fra di loro gli elettroni. Però, quando il collasso è andato avanti, la possibile stella di neutroni è a un diametro che è 1000 volte più piccolo, 100 volte più piccolo della stella della nana bianca. 100 volte più piccolo vuol dire che la gravità è 10.000 volte più forte. Quindi ostacolare una forza di gravità che è 10.000 volte più forte che quella che ha schiantato la nana bianca, ce ne vuole di repulsione. La forza dei neutroni
il principio di esclusione dei neutroni, è dubbio che ci riesca. Difatti i primi calcoli del genere sono stati effettuati da Volkoff e Oppenheimer con quello che si conosceva, con gli acceleratori dell'epoca, con i calcoli dell'epoca. Hanno stabilito un limite per le stelle di neutroni addirittura inferiore al limite di Chandrasekhar, cioè una nana bianca collassa se supera il limite di Chandrasekhar. Però se quando arriva in fondo al collasso non pesa meno di 0,9, cioè se non si sbarazza del 50%, 40% della sua massa, neanche la stella di neutroni riesce a ostacolare il collasso. Però le stelle di neutroni ci sono. Quindi vuol dire che in qualche modo questo collasso viene arrestato. Cioè una stella ha collassato oltre la nana bianca e in qualche modo si è fermata la stella di neutroni. Cioè, ora io vi dico tutte queste cose qua dubbiose perché vorrei, ed è una cosa che io faccio sempre nei miei discorsi divulgativi, vorrei prendere le distanze da tutti quei libri, articoli, trasmissioni in cui dicono è così, 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 come se fossero delle cose accertate, come il meccanico che ti mette a posto il carburatore della macchina, va bene, sì, adesso vai. Cioè, sono tutte cose conosciute, cioè fino a pochi anni fa l'incertezza sulla costante di Hubble era dell'ordine del 50%. Adesso, ne ho parlato proprio ieri mattina con il professore di fisica dell'università, c'è una definizione, una strada diversa percorsa per arrivare alla costante di Hubble che sembra che sia precisa per il 3-4%, ma è completamente diversa. Però quando ci sono delle grosse incertezze, non abbiamo le cose fatte in laboratorio che le abbiamo riprodotte, eccetera. Abbiamo delle ragionevoli idee su come pensiamo che sia successo, ma non è che sì, è successo così, e che cacchio è successo così, col cavolo che è successo così, potrebbe essere successo così, è il modo più ragionevole, più coerente con le leggi fisiche conosciute, che ci piace di più, eccetera, ma potrebbe anche essere successo diversamente. Per esempio, adesso i calcoli rifatti dicono che una stella di neutroni può essere stabile fino a circa 2,5 volte la massa del Sole. Però io mi ricordo benissimo, se lo cercate, qualcuno ha accesso all'archivio di Le Scienze, un articolo sulle scienze, Scientifica Medica, tradotto, di tanti anni fa, sto parlando degli anni 70, così, in cui diceva che le stelle a raggi X, cioè le stelle di neutroni, di cui si riusciva a misurare la radiazione che emettevano raggi X, si affollavano intorno al limite di Eddington per una massa solare. Il limite di Eddington è un limite calcolato che dice che al di sopra di una certa radiazione la forza della radiazione disfa la stella. Per le stelle normali, per esempio, intorno alle 100 masse solari. Cioè una stella che più di 100 masse solari ha una pressione di radiazione che viene dall'interno così forte che si disfa, cioè praticamente esplode. Per le stelle di neutroni il limite di Eddington intorno alla massa solare e le stelle, le sorgenti X scoperte negli anni 60 e negli anni 70 si affollano tutte intorno a questo. Quindi adesso quando parlo di stella di neutroni 2,5 volte la massa solare, siamo sicuri che non hanno dovuto per farci tornare i conti. Comunque è un fatto che il passaggio importante comunque venga fermato, se viene fermato, sperando che venga fermato in qualche maniera, alla fine è quello da nana bianca a stella di neutroni. È il passaggio importante di cui parliamo, che è il fondamento degli argomenti di stasera.
lasciamo da parte la relatività, parliamo di meccanica pura e semplice, la meccanica quella che ci hanno insegnato nelle medie. Abbiamo una nana bianca da cui la velocità di fuga, cioè la velocità alla quale bisognerebbe allontanarsi, partire per allontanarsi definitivamente, è dell'ordine dei 5-10.000 km al secondo. Quando elettroni e neutroni e protoni non riescono più a bilanciare la pressione della forza di gravità, si ha un processo che si chiama appunto neutronizzazione, cioè gli elettroni vengono infilati come schiacciati col dito dentro i protoni formando dei neutroni, c'è abbastanza energia per formare i neutroni. Il neutrone non reagisce più alla forza gravitazionale, cioè gli elettroni fra di loro cercano di tenersi lontani, i protoni per il principio di indeterminazione fra di loro cercano di tenersi lontani. Protoni con protoni, elettroni con elettroni e protoni e elettroni con, per il principio di indeterminazione, cercano di tenersi lontani per il principio di esclusione, eccetera. Quando però un protone e un elettrone finiscono dentro un nucleo, dentro un atomo e dentro una particella e formano un neutrone, l'elettrone non reagisce più con niente, non ha più un'interazione elettromagnetica di nessun tipo. Quindi il neutrone può essere benissimo avvicinato da un altro neutrone fino a molto vicino. Quindi questo processo, quando comincia, viene chiamato processo Urca. Perché la neutronizzazione a strafottere, per dire, no? Comincia, la forza di gravità aumenta, aumenta la neutronizzazione, diminuisce la repulsione, si chiama Urca. Ho fatto indagini per saperlo, poi alla fine sono riuscito a scoprirlo. Perché a Rio de Janeiro, o da quelle parti lì, c'era un casinò famoso, che adesso è chiuso, che si chiamava Urca. E al casinò è quello che cercando di rifarti perdi tutto, no? Più perdi, più cerchi di rifarti, più perdi tu, alla fine sei in mutande. Quindi questo è un processo del giocatore d'azzardo che cercando di rifarsi aumenta le puntate e perde tutto in 448. Il processo, questo processo Urca è velocissimo e il collasso avviene in pochissimo tempo. Però viene liberata dell'energia gravitazionale. Quanta? Vediamo un po'. Dalla zona centrale, dove ci può essere la stella di neutroni? Dove ci può essere? Questa ormai stella di neutroni. La velocità di fuga è già dell'ordine del centinaio di miliardi, un terzo di G. Ma noi non vogliamo entrare con calcoli relativistici, vogliamo calcoli semplici, diciamo un decimo di G. 30.000 km al secondo, siamo tranquilli. Siamo fuori dalla relatività. La velocità di fuga da questa zona dove avviene la neutralizzazione è un decimo della velocità della luce. La velocità di fuga è esattamente uguale alla velocità di caduta. Cioè un razzo per partire dalla Terra viene lanciato a 11 km al secondo, un razzo che dall'esterno cada sulla Terra arriva al suolo a 11 km al secondo. Salvi gli attriti. L'attrito di un sasso in alta atmosfera è sufficiente a farlo brillare. Sembra strano, ma un sassolino, noi diciamo, vabbè, ma si era capito un sassolino. Quel sassolino lì è a 100 km d'altezza. Lo vediamo noi, lo vedono a Milano, lo vedono a Torino. Cioè, fa un lampo così che parla visibile di tutto in una zona come mezza alta Italia. Cioè non è una cosina da ridere, è un lampo che si vede su mezza alta Italia ed è un sassolino, un granello di polvere, di sabbia. Quindi la liberazione di energia gravitazionale entrando in un campo gravitazionale è... Vediamo qual è l'energia cinetica della materia che cade verso la stella di neutroni.
questa qua è una formula viene insegnata. Pare in prima liceo, seconda. Sì, posso. Un mezzo mv quadrato. Un mezzo mv quadrato. V quanto è? È C, decimi. Ci siamo? Quindi ci mettiamo un mezzo mc quadrato diviso 100. No? Ci siamo? 2 e 100 è uguale un mezzo, cioè queste scarpe qua alla finire mi fanno venire mal di testa. Ma sì. È l'attrito. Contro l'atmosfera. Ci siamo? E uguale mc quadrato diviso 200. Questa è l'energia cinetica che acquista un corpo cadendo, ma non quando è già sulla stella dei neutroni, quando è ancora qui, quando è ancora lontano, quando si sta avvicinando alla stella dei neutroni. E uguale mc quadrato diviso 200. Di questa energia cinetica, dato che la densità non sono più paragonabili alle densità, ormai le densità sono spropositate, questo oggetto è in piccoli stati che durano miliardesimi di secondo, ma stati di equilibrio termodinamico, la metà di questa energia scalda il tutto e metà viene emessa. Quindi la parte emessa è mc quadrato diviso 400. Nel Sole, 7 su 1000 quanto è? Circa, no? Cioè in pochi secondi, durante il collasso di una stella nana bianca che diventa una stella di neutroni, viene emessa un mc quadrato diviso 400, mc quadrato diviso 140, viene emessa un'energia paragonabile a quella che il Sole emette in 10 miliardi di anni. Cioè il Sole, emettendo questa energia, ne ha per 10 miliardi di anni. Durante il processo di neutronizzazione ne viene emessa una quantità paragonabile in pochi secondi. Anche meno di uno. Anche meno di uno. Il tempo di uscire. Sì, perché di sopra è 3 per 9 per 10, 10 alla 10. 5 c quadrato. Il numero non è uno sproposito. Però io voglio confrontare questo mc quadrato diviso 400 con questo mc quadrato diviso 100. È un'energia spaventosa. È un'energia paragonabile. Pietro, scusa una cosa, ecco, che mi sta venendo in mente. E che ho assunto un decimo, cioè quando l'energia di la velocità è caduta è ancora 30.000 km al secondo. In realtà quando arriva in fondo è 100.000 km al secondo. Quindi è 10 volte ancora superiore. È una quantità di energia spaventosa. Quindi una parte di quell'energia che viene effusa dalla stella sotto forma di supernova, una parte molto probabilmente dà lo spin alla pulsa per girare, per cominciare a ruotare vorticosamente. No, quella che viene espulsa no. No, quella che resta. Parte, quella che resta. Quella che resta. Qualcuno domanda, ma come mai la stella di neutroni ha una temperatura di 10 milioni di gradi? Beh, metà dell'energia liberata è rimasta dentro. Non viene fuori la stella di neutroni. Sì, la stella di rotazione. Sì, ma oltretutto la stella di neutroni emette solo raggi X quando li emette, eccetera. Non emette energia per energia termica, perché non brilla, la stella di neutroni non la vediamo. Una volta, quindi la stella di neutroni, una volta fatta, può restare a temperatura di milioni di gradi per milioni di anni. Cioè non ha meccanismi di raffreddamento efficaci, e anche se li ha, la superficie è talmente piccola che sì, c'è tanto calore che deve uscire, ma non c'è il posto per uscire, non c'è posto, deve uscire attraverso una, con una forza di gravità che impedisce. È molto interessante quel discorso di quella formula, perché
quella parte di energia da la rotazione e crea anche il campo magnetico fortissimo per la maglia. Tu mi fai venire in mente, in un conto del ristorante albergo di 12.500 euro, dice sì, ma ha dato 5 euro di mangia al cameriere. No. Cioè, ho capito. Sì, lo capisco. La supernova, ok. Ma c'è energia per tutto. Per tutto, certo. Cioè, c'è, come dire, no? Energia a strafottere. Cioè, in questo bailamme, questa disponibilità di energia, cioè l'energia che basta una stella per 10 miliardi di anni, disponibile in pochi secondi, le temperature vanno oltre i 100 miliardi di gradi. Cosa succede? Noi abbiamo la parte fondamentale, cioè quello che ha inchiodato la cosmologia, eccetera, e che poi noi abbiamo un diagramma, si chiama diagramma di stato della materia, no? Se noi facciamo un diagramma così, troverò uno che scrive. E mettiamo energia di legame per nucleo, cioè l'energia che tiene assieme gli atomi diviso il numero di particelle. Cioè, in pratica, il rapporto fra il peso atomico e il numero di massa. L'idrogeno ha una particella, pesa 1, l'idrogeno ha 4 particelle e pesa un po' meno. Quello che pesa un po' meno diviso 4 dà la differenza ed è l'energia di legame, è quella che entra nella famosa formula E uguale a mc quadrato. Questo diagramma è fatto così. E qua c'è ferro e nickel. Cioè, dall'idrogeno si forma l'elio. Poi dall'elio c'è un muro. Per andare avanti oltre l'elio c'è un muro. Non si riesce a superarlo perché l'elio è una particella spaventosamente solida e compatta. Molto più compatta delle particelle che ci sono oltre l'elio, che hanno peso atomico 5, 6, 7, 8. Il gradino 5 e il gradino 8 nei pesi atomici mancano completamente, in questa scala a Pioli. Quindi, nella nucleosintesi primordiale, la giustificazione che Gamow dà all'esistenza degli elementi si ferma al litio 7. Cioè, nella prima formulazione della teoria del Big Bang, anche nell'ultima, perché è sempre quella, l'elemento più pesante che noi ereditiamo dal Big Bang è l'elemento di peso atomico 7. Perché il gradino 8 manca. Questo difetto è stato uno di quelli che ha maggiormente condizionato il decollo della teoria del Big Bang. Cioè, il Big Bang non rendeva ragione dell'esistenza della materia, però la materia esiste. In seguito, lo stesso Gamow e altri hanno trovato il modo di scavalcare il gradino 8, cioè hanno praticamente in questo siamo sul gradino 4, manca il gradino 8, facciamo un piccolo sforzo, dai, se ce la facciamo passiamo direttamente sul gradino 12. Cioè, in pratica, saltare il gradino 8, mettendo assieme tre nuclei di elio, si passa direttamente a un nucleo di carbonio, con la reazione 3-alfa, alfa è la particella relativa caratteristica dell'elio, si passa direttamente al carbonio. In questo modo si supera questo ostacolo del gradino 8 che manca, e si va, però ci occorre tempo e temperatura.
questo avviene solo nell'interno delle stelle e delle stelle vecchie. Quindi nell'interno delle stelle vecchie viene superato il gradino 8 e si formano metalli, elementi sempre più pesanti. Più facilmente in multipli di 4, perché il 4, l'elettrone, il nucleo di elio è tremendamente compatto, è un mattone che è da tutte le parti come il prezzemolo. Cioè proprio qualsiasi reazione è difficile prescindere dall'elio 4, perché l'elio 4 è tremendamente compatto e solido. E quindi gli elementi che si formano più facilmente dopo l'elio sono il carbonio che è 12, l'ossigeno che è 16, poi il neon, poi il silicio, e arrivano fino al ferro e nickel. Queste reazioni avvengono tutte, si dice, spontaneamente, perché avvengono come emissione di energia. Cioè fino a fare ferro e nickel c'è emissione di energia, quindi una reazione avviene. Cioè in pratica la materia va in discesa. Va in discesa e quindi può andare. A ferro e nickel si ferma perché da qui in poi sarebbe in salita. Non nella situazione normale la reazione in salita non avviene. Perché se la temperatura è sufficiente avviene la creazione dell'elemento più pesante, però la temperatura è anche sufficiente per farlo disfare, e l'elemento più pesante, logicamente, essendo in alto, se la temperatura è sufficiente, torna indietro. In pratica l'acqua dalle montagne scende, ma in su non ci va. Per farcela andare cosa serve? Serve una notevole fonte di energia. Durante l'esplosione della supernova c'è una quantità indescrivibile di energia. La temperatura è tale che gli atomi, anche fino al ferro che sono già fatti, scontrandosi fra di loro, si spaccano, si dividono in frammenti, in migliaia di frammenti di tutti i pesi, di tutte le dimensioni. Questi frammenti, soprattutto la parte costituita dai neutroni, non essendo soggetta a repulsione cosmica, si infila facilmente dentro altri nuclei. C'è una grande quantità di energia a disposizione e vengono creati tutti i nuclei più pesanti, anche oltre l'uranio. Cioè vengono creati durante l'esplosione di supernova, vengono creati, c'è talmente energia a disposizione, proprio come dicevamo prima, quella che la farò è niente in confronto a tutta quella che viene usata per spaccare i nuclei in mattoni, e questi mattoni infilare da tutte le altre parti e fare tutti gli elementi più pesanti fino all'uranio e oltre. Se la situazione restasse così, questi nuclei con la temperatura data scontrandosi si disferebbero e formerebbero di nuovo ferro e nickel. Però l'esplosione di supernova è talmente violenta che questi strati coinvolti, che sono gli strati superficiali o anche quelli del mantello della stella, vengono sparati via. Cioè la parte centrale resta lì, ma le parti superficiali vengono sparati via, sottoposti a temperature di 100 miliardi di gradi. Questi processi di neutronizzazione, questi processi in cui gli atomi vengono rotti e ridistribuiti e fatti in tutte le possibili combinazioni, ma vengono sparati via. Sparati via cosa vuol dire? Espansione rapidissima. Espansione rapidissima cosa vuol dire? Raffreddamento rapidissimo. In pratica la situazione resta congelata. Cioè nella supernova si formano elementi tremendamente caldi, si spaccano, si ricombinano, la temperatura è eccezionale, ma mentre succede tutto questo minestrone la stella esplode, si raffredda, la temperatura diventa bassissima, cioè scende sotto i milioni di gradi e la situazione resta congelata. Tutta questa materia, una volta allontanatasi con velocità residua, bastano 1000-2000 km al secondo, che si spa, in effetti sono 10.000, 20.000 nella Shelton addirittura, mi pare, però
è una velocità sufficiente per spargersi nell'universo. Tutta questa materia sparsa nell'universo sporca le nubi di gas che ci sono. Le feconde, è mia una fecondazione del corpo. Sì, fecondazione. Se incontra una nube nella situazione adatta, l'onda d'urto può comprimerla e innescare la formazione di altre stelle. In questo caso è fecondazione. Se invece si disperde e basta e sporca solo, è inquinamento. Non c'è nessuna fecondazione. Poi la fecondazione potrà venire in tempi successivi per altri motivi. I motivi per cui può venire l'inizio di un... sono tanti, fra cui c'è anche l'onda d'urto della supernova, però non è tassativo che succeda. Questi elementi vengono sparsi nel cielo e servono per arricchire di elementi pesanti le stelle delle generazioni successive. Funziona? Funziona. Detta così funziona tutto, eccetera. Però l'astronomia ha un difetto piuttosto grave, che vuole la conferma delle teorie e la vuole dall'osservazione. Le teorie moderne ci dicono che le stelle più vecchie degli ammassi globulari del centro delle galassie, molto lontane, sono nate poco dopo il Big Bang. Cioè, se l'universo ha 14 miliardi di anni, ci sono stelle che sono nate già dopo 1 o 2 miliardi di anni dal Big Bang. Spiego? Anche meno. Sono vecchissime, anche meno. Ci sono alcune stelle che pare che siano nate meno di 1 miliardo di anni dopo il Big Bang. Quindi, se questo meccanismo bellissimo delle supernova rende credibile la teoria di Gamow del Big Bang, cioè gli elementi più pesanti si sono formati durante le supernova e hanno arricchito di metalli, gergo in astronomia tutto quello che è più pesante dell'elio si chiama metallo, cioè l'ossigeno e il carbonio non sono sicuramente metalli, però non hanno grossa importanza, quindi tutti complessivamente si dice metalli. Tutto quello che accede, idrogeno ed elio, sono metalli. Ora, se noi facciamo un diagramma in cui mettiamo metallicità, per esempio per il Sole è il 2%. Il Sole, formato per dire quando l'universo aveva 10 miliardi di anni, già 8, diciamo, il Sole ha una metallicità del 2%. Le stelle più vecchie hanno una metallicità leggermente inferiore. Però noi ci aspettiamo una curva che faccia così. Insomma, che più o meno parta dal Big Bang. No? Se guardiamo stelle vecchie di 10 miliardi di anni, ci aspettiamo di vederle molto meno metalliche del Sole. Se guardiamo le stelle più vecchie conosciute, dopo 13 miliardi di anni, ci aspettiamo di vederle quasi prive di metalli. E invece no. Le stelle vecchie sono sicuramente molto meno metalliche del Sole. Ma non secondo questa curva, ma più o meno secondo, con qualche caso un po' diverso. Cioè, le stelle più antiche sono un po' troppo ricche di metalli. Il problema si chiama della ipermetallicità delle stelle più antiche. Mi dici di andare fuori tema. Come faccio io a non andare fuori tema? Parto. Anche perché ti dovessi dire una cosa. Non avevo mai parlato niente. Io stasera. Il titolo. Di supernova. Ecco, ho improvvisato stasera. Ho cominciato a parlare e sono andato dove mi sono portato le gambe. Un'ora e tipo due. Io parlo, mi metto a pensare. Non avevo la minima idea di cosa avrei detto. Allora, parlo di supernova e vado dentro con le gambe. Le gambe mi hanno portato a parlare dell'ipermentalicità.
tipo e questa è una cosa che per me era capricciante. Come è stato risolto questo problema? Inventandoci le supermassicce all'inizio del dopo il esatto. Sic et simpliciter, le stelle di popolazione 3, un'invenzione che a mio parere si può definire spudorata. Cioè, stelle supermassicce che all'inizio hanno fatto tutto il percorso che abbiamo visto con l'uomo supernova in 448, hanno sporcato le nubi che, e hanno reso possibile la formazione di stelle molto vecchie già con i metalli. Però, scusa. Però insomma, se queste stelle di popolazione terra le chiamassimo stelle Spirito Santo, non saremmo molto lontani dalla realtà. Non sono mai state osservate. Non è che proprio non ha senso, perché così, cioè, siccome l'universo si sta espandendo, all'inizio era concentrato in... Ma era anche caldo. Sì, è vero, era anche caldo. Stavo per dire, subito dopo la radiazione di fondo era molto caldo. Perché noi la radiazione di fondo oggi la misuriamo a 3 gradi Kelvin, ma allora era 3000. È vero. E la metallicità dell'universo. Ipermetallicità, troppa metallicità dell'universo. Le stelle di popolazione 3 secondo me sono, allora sono si potrebbero chiamare benissimo stelle Spirito Santo, ma allora è in aumento? Sì, beh, certo. Sì, perché ogni volta che una stella esplode di supernove si aumenta la metallicità. Scusami, sono tirate per i capelli, sì. Però la stella Matusalemme ce n'ha 13 miliardi di anni circa, no? Sì, ma che metallicità ha? Ha una metallicità che è del tutto ingiustificata secondo l'evoluzione. Quanto è la Matusalemme? Buono, insomma sarà 0,1, 0,2, 0,3%. Se bene, ma stelle di quelle da lì sono 0,1, 0,2, 0,3%, ma è sempre troppo. È sempre troppo. A me non me lo toglie nessuno dalla testa. Adesso hanno fatto una nuova determinazione per la radiazione di fondo. Dell'età in base alla... è un'altra lezione, perché prima si andava con passi successivi, partendo dalle stelle più vicine si determinava la dimensione dell'universo, adesso si va fino a un certo punto e poi si parte dalla radiazione di fondo e si determina la dimensione dell'universo partendo dalla radiazione di fondo che ha delle onde acustiche che secondo le teorie è impressionante, eh? Cioè c'è una curva che è fatta così che ci sono 200 osservazioni e sono impressionanti l'accordo fra le osservazioni e la previsione teorica. Però io direi lasciamo fermare le voci, facciamo i conti a voce ferma per adesso che ci sia un universo di 13 miliardi e mezzo di anni e delle stelle già formate, delle galassie già formate con 13 miliardi e 2 di anni è materia oscura che giustifica l'aggregazione, cioè mi sembra un po' tanto delle soluzioni ad hoc, mi ricordano certi governanti che si fanno le leggi per un po' tanto, ecco. Allora, comunque zitti. Bene. Ne parleremo. Torniamo alle nostre supernove. Queste sono le supernove in cui una stella esplode dentro una stella più grossa, cioè quindi c'è un grosso mantello a disposizione per assorbire l'onda d'urto, assorbire il calore, formare gli elementi più pesanti e disperderli fuori. Esiste anche un altro tipo di stella supernova, che è quello che viene usato come candela campione. Ci sono le supernove che non superano il limite di Chandrasekhar. C'è un tipo particolare di supernova che è estremamente interessante. Cioè è vicina al limite di Chandrasekhar, vicinissima. Però la nana bianca ha una caratteristica. Dato che è così compressa, il gas non è più in condizioni normali. Si dice si trova in una condizione degenere. Degenere vuol dire quando più di due particelle sono vicine, vabbè, a parte la definizione più complicata del principio di Pauli. La caratteristica del gas degenere è che abbiamo visto
non è sensibile alla temperatura. Cioè, se il gas del genere fosse sensibile alla temperatura, man mano che la stella si raffredda dovrebbe contrarsi, diventare più piccola, invece non è una bianca stabile. Perché? Perché il gas del genere non è sensibile alla temperatura, cioè sta lì perché deve stare lì in quella situazione indipendentemente dalla temperatura. Può succedere, specialmente se la nana bianca è vicina a una compagna gigante rossa, che gli strati superficiali della gigante rossa cadano sulla nana bianca. E si possono dare due casi. Parliamo di quello che è più simpatico per me, molto più simpatico. Perché uno è, gli fa superare il limite di Chandrasekhar, collassa e siamo nel caso di prima, punto e basta. Invece questo è un po' più simpatico, è un po' più complicato, ma cioè la materia cade su questo gas che è in stato del genere. Il gas del genere non è sensibile alla temperatura, quindi è in uno stato di equilibrio a una temperatura molto elevata. Avvicinandocisi dall'altra materia sopra, ci cade con velocità dell'ordine delle migliaia di chilometri al secondo, si porta una grande quantità di energia cinetica ed è idrogeno fresco, perché gli strati esterni dell'altra stella sono idrogeno fresco. Ci cade sopra, la scalda e scalda l'idrogeno. Però non succede niente. Perché? Perché il gas del genere non è sensibile alla temperatura. Quindi questo nuovo idrogeno scalda il gas del genere fino a quando nel gas del genere cominciano a formarsi delle reazioni nucleari. Cioè il gas del genere non si espande più perché non è sensibile alla temperatura, però è abbastanza caldo per dare origine a reazioni nucleari. Al suo interno gli strati superficiali di elio e già di idrogeno che ci sono, con la materia che c'è arrivata, con l'elio che c'è sopra, cominciano a fare delle reazioni nucleari come se fosse il centro di una stella. La struttura è ancora quella della nana bianca, cioè quindi la stella è ancora abbastanza espansa. Queste reazioni nucleari scaldano la stella nana bianca, che però è insensibile alla temperatura. Quindi non si gonfia, scaldandosi aumenta la temperatura, aumenta la velocità delle reazioni nucleari che coinvolgono strati sempre più profondi. Quindi la stella comincia a fare reazioni nucleari, a produrre energia, a produrre energia, ma senza gonfiarsi, perché non è sensibile. A un certo punto la temperatura diventa sufficiente per far uscire il gas dallo stato di degenerazione, farlo tornare a un gas normale. A quel punto la stella esplode, perché la quantità di energia sviluppata è uno sproposito. Ma allora non è che proprio non è sensibile alla temperatura, perché ci sarà un... Non è sensibile alla temperatura a quella temperatura, non è sensibile alla temperatura alla temperatura cogliente. Sì. Cioè il gas del genere ha un... Ha un livello in cui l'agitazione delle molecole diventa tale per cui esce dallo stato di degenerazione. Cioè le molecole vicine, tenute lontane, tenute separate dal principio di esclusione di Pauli, si allontanano abbastanza, vibrano tanto da essere abbastanza lontane da prescindere dal principio di esclusione. A quel punto la stella esplode. Torna nello stato di gas normale, però la temperatura è 20 volte, 30 volte superiore a quella iniziale. Ormai la stella ha un'interno stellare che esplode rovinosamente. La caratteristica di queste stelle è che hanno tutte più o meno una situazione analoga e brillano tutte nello stesso modo. Possono essere usate. Possono essere usate come candele. Queste sono le 1A. Le altre no. Poi c'è anche un altro tipo di 1A in cui supera il limite di Chandrasekhar e collassa. E anche quelle, avendo una massa ben definita, collassano in una maniera precisa perché hanno una massa precisa. Cioè sono stelle di cui si conoscono bene le caratteristiche. Queste stelle
possono essere usate come candele campione perché, prima di tutto, non avendo grossi strati superficiali che possano assorbire, fare la coperta termica per dire, e tarpare l'esplosione, la luce viene emessa tutta, cioè la radiazione viene emessa tutta. Hanno una massa tutta uguale l'una all'altra, condizioni simili l'una all'altra, brillano tutte nello stesso modo, più o meno nello stesso modo. Possono essere usate come candele standard. Cioè, se io in una galassia lontana, quanto voglio, scopro una supernova di questo tipo qua, che ha una curva particolare, diversa dalle altre, perché è una curva eminentemente luminosa, mentre le altre curve comprendono reazioni e transizioni che poi avvengono nell'interno del mantello. Invece questa qua è solamente una curva luminosa, perché non avviene più l'emissione luminosa, che va scemando con l'età. Cioè, non ci sono reazioni termonucleari che possano assorbire energia o fare. È semplicemente un fenomeno luminoso. Quindi hanno tutte curve più o meno abbastanza analoghe. Se in una galassia determino l'esistenza di una supernova e studio l'andamento della luce e vedo che è tutto un certo numero di magnitudini in alto e in basso rispetto al campione standard, conoscendo la massa, conosco la distanza. Conosco la distanza di tutta la galassia. A meno del calcolo dell'assorbimento interstellare, però delle sì, corde, sì. Quello interviene sì, come errore. Sì. Gli astronomi dicono che riescono a tenerne conto. Scusa un attimo, ma Spitzer nell'infrarosso non dovrebbe essere sensibile se prende una supernova. L'assorbimento interstellare. Nell'infrarosso non dovrebbe essere sensibile. Miliardi di anni luce sono miliardi di anni luce. Anche a un atomo chilometro quadrato, sai? Ce ne sono di chilometri. Diciamo che gli astronomi si difendono dicendo che riescono a quantificare l'assorbimento. Ora, il metodo è analogo a quello che si fa per le stelle vicine. Cioè, noi abbiamo dei diagrammi delle stelle, abbiamo degli spettri. Siamo convinti che stelle con stessa massa, stessa dimensione, stesso tipo spettrale, eccetera, siano molto simili l'una all'altra. Lo spettro è fatto in un certo modo. C'è un diagramma particolare che si chiama diagramma a tre colori, che viene fuori una curva così, fatta così, se ben ricordo, no? Che ci dice dello spettro originale quanta parte è stata assorbita dalla polvere interstellare. Cioè, lo spettro di quel tipo di stella con quello dovrebbe essere fatto in un certo modo. È fatto in un altro perché una parte dello spettro è stato portato via e lo si vede nel cosiddetto diagramma a tre colori. Dicono che col diagramma a tre colori riescono a determinare l'assorbimento interstellare. Hanno preso il Nobel, quindi una cavolata del tutto non poteva certo esserlo. Determinando la distanza di stelle lontane circa un miliardo di anni luce, hanno tirato fuori la storia che l'universo sembra che si stia espandendo. La prima obiezione l'ha fatta un astronomo famoso, non mi ricordo chi, che ha detto: ma siamo sicuri che fosse da quella distanza? Allora, sì, siamo sicuri perché hanno fatto un calcolo degli assorbimenti, eccetera, eccetera. Hanno preso un primo Nobel, è difficile di dire, però... Pietro, dici anche tu che adesso si ferma la fisica delle nove ricorrenti. Ah, la nova è una stella del genere, che ha un andamento più o meno analogo a questo delle supernove. Qui sembra una nana bianca. Sembra una nana bianca. Si pensa che le nove ricorrenti siano una cosa così.
una nana bianca su cui la compagna rossa scarica gli strati superficiali. Questi strati superficiali si depositano sulla superficie. E qui è un inizio simile a quello di che porta alla supernova. Esatto. Però o per la massa minore della nova o per condizioni diverse della materia che ci cade sopra, questa materia esplode molto prima. Cioè le reazioni termonucleari che nel caso della supernova ritardano tanto da coinvolgere tutta la massa della stella, probabilmente nelle nove ricorrenti la massa è molto minore, la compressione è minore, questa esplosione avviene a temperature decisamente inferiori, avviene in condizioni decisamente meno estreme. Quindi la parte che esplode è solo quella apportata in più, quella fresca, diciamo. Quella esplode, viene dispersa, la nova brilla per un po' e poi torna alla luminosità originale, molto bassa perché è una nana bianca. E a quel punto ovviamente la gigante rossa continua a buttare di sopra. Ora, si sono scoperte tante nove. Tante, ce ne sono. Nova Velorum. Nella galassia di Andromeda, se ben ricordo, se ne accende una alla settimana o qualcosa del genere. Ne sono state scoperte tante. Alcune di quelle scoperte qua negli intorni sono ricorrenti. E quindi, per spiegare una cosa di questo genere, si è fatta questa specie di teoria, cioè che la materia nuova portata forma uno strato che arriva senza coinvolgere la massa interna, arriva in condizione di esplodere solo la parte superficiale esplode, la stella brilla per un po', però brilla 10 magnitudini, cioè 10 volte più di una stella normale. Poi alcuni astrofisici in realtà sono convinti che se gli dai abbastanza tempo, praticamente tutta le nuove sono ricorrenti. Sì. Sì, ma la convinzione è quella lì. Cioè, alcune si ritiene che non siano diventate nove ricorrenti perché non hanno ancora avuto tempo. Cioè, perché anche le poche nove ricorrenti scoperte non hanno tutte lo stesso periodo. Perché dipende da quando la stella compagna in relazione. Se la supernova di tipo 1, la candela standard esplode, lascia come... oltre ai resti anche una stella di neutroni o adesso sembra che la stella che la supernova di tipo 1 non faccia niente, cioè si disse completamente. Ah, sì. Perché non è ancora una stella, cioè se diventa una stella di neutroni è, però se non lascia niente come fa a essere tutte ricorrenti, cioè non capisco. No, la supernova non è ricorrente. La nova. Ah sì. È la nova. E ci mancherebbe pensa a tante esplosioni. La nuova esplodono solo gli strati superficiali. Quando se ne accumulano, e il fatto che si accumulino di meno dipende da quanto la compagna gli è venuta sopra. Quindi alcune nuove sono diventate nuove ricorrenti. Si pensa che le altre lo diventeranno, basta aspettare abbastanza. Cioè non c'è nessun motivo per cui siamo. Non è che non siamo, cioè i motivi casomai ci saranno, non si conosce nessun motivo per cui possono essere diverse. Quindi l'unico meccanismo di nova conosciuto è quello lì, si ritiene se alle nove gli dai tempo che la compagna gli elenca la superficie, diventano ricorrenti tutte. Nella galassia di Andromeda, quante ne sono state individuate? Ma mi pare, sai, ora sono cose che io ho letto tanti anni fa, eccetera, però se ve ne ricordo mi pare una alla settimana. E nella nostra galassia? Noi vediamo un tiro di sputo. Cioè, l'assorbimento sono numerose, ma sono tutte sul piano della galassia. Anche le supernove, teoricamente, nella nostra galassia ci dovrebbe essere uno di 50 anni. Noi ne abbiamo visto una qualche secolo fa. Tycho Brahe e Keplero ne hanno viste due e poi sono passati secoli e poi non se ne sono più viste, però sicuramente ce ne saranno state, statisticamente sono state, solamente che sono c'è stata quella di Cassiopea di cui si vede il resto nei residui del radiotelescopio, non è stata vista da nessuno.
Ma quale Cassiopea? Sì, no, la 1987. Al 1687. 1600. Ah, quella prima? Sì. Ma sai, c'è un residuo di supernova che non è stato visto. Una supernova. Viene nel 600, veniva notata se si vedeva di giorno. Però, per esempio, se esplode una supernova in Orione, in luglio, quando Orione diventa di nuovo visibile, viene ottobre, un mese di brutto tempo, quando si vede di nuovo in Orione, ormai della supernova non c'è più nessuna traccia. Non è più neanche visibile l'occhio nudo. Sono i satelliti, ma sì, però sai, parliamo di probabilmente esplosa dietro una cortina di polvere, quindi ma molto debole. È stato nuovo, per esempio, se ha raggiunto la magnitudine 0, 1 o 2, è stato nuovo per 3 mesi. Adesso vedete cosa sposa sulla tanto io vado del visto perché piove ogni giorno. Poi sai, no, io parlavo della 1987, sì. Per parlare della 1600. No, ma scusa, no, dietro un secondo. Mi vedo una cosa. All'epoca del 600, Galileo, eccetera, il cielo lo guardavano in sette, no? Non è che c'erano 700.000 astronomi con telescopi, lo guardavano in sette, si scrivevano uno con l'altro, si scrivevano per mascherarsi le coperte, si scrivevano con le scoperte con gli enigmi, no? Che Galileo si scrivevano con gli anagrammi per comunicarsi. Se tu dici che hai coperto, l'ho scritto prima io, ma non ti comunico con lo scoperto, erano due a guardare. È stato fatto un censimento, questo l'ho già detto un sacco di volte, lo vedete, è stato fatto un censimento. Mi pare che abbiamo fatto il 31 dicembre del 1999. Tutti gli scienziati, dall'inventore del fuoco, cioè del mito di separazione tra l'uomo e l'animale e il fuoco, no? Cioè nessun animale domina il fuoco, tutte le tribù umane dominano. Non è la ruota perché non tutti hanno fatto la ruota, però il fuoco è tutte le comunità umane dominano il fuoco, nessun animale domina il fuoco. Quindi il primo scienziato probabilmente è quello che ha inventato il fuoco, cioè coperto. Quindi dall'inventore del fuoco fino a quello che è andato in pensione al 31 dicembre del 1999, tutti sommati assieme, e quelli in forza il 1 gennaio 2000, quelli in forza il 1 gennaio 2000, cioè attualmente ci sono al lavoro più ricercatori di quanti ce ne siamo stati nella storia intera dell'umanità. E per questo la scienza galoppa, non può non galoppare. Ci sono più ricercatori oggi di quanti ce ne siano stati in 50.000 anni di storia. Senza guardare i mezzi. Al tempo di Galileo avevo guardato ogni sette, due erano malati, uno era un viaggio sentimentale, uno era in prigione perché era quello per dire quello giù e se si interessava di altro, la supernova non la vista nessuno. Perché si chiamava Galileo. Una cosa, è la seconda volta che te lo sento dire, che la supernova uno ha non lascia resti. Vorrei chiarire una cosa. Se esplode dallo stadio di Nardiac prima di collassare i strati neutroni non lascia resti. Quindi, perché la voce di fuga è ancora bassa, tutta. Quindi quella che hanno visto i cinesi, cioè la M1, quella del granchio, è dovuta a una ipergigante. Probabilmente sì, poi sai che non si può, diciamo. Noi non possiamo sapere. No, volevo sapere se è una teoria o è una cosa accertata che quelle 1A non lasciano resti. Quelle di 1A che si generano da una stella in degenere che non collassa in una stella di neutroni si disperdono completamente. Se collassassero dentro capisci che non potrebbero collaborare un gigantesco a casa. Del resto anche quelle che diventano una stella di neutroni c'è qualche... A me sembra piuttosto strano perché è difficile che una cosa rimbalzi più alto di come cade. Però è molto più probabile che sono tutte tipo 2. Ma è molto probabile che anche quelli di
uno anche diventa un neutrone, cioè che supera l'orientamento della zecca, anche quelle si disperdono. Perché disperdendosi la parte esterna esplode e riesce a vincere la forza di fuga, però vincendo la forza di fuga, la forza di gravità. Quindi buco nero. Quindi la parte centrale è soggetta a meno persone della rapida della pulsa di neutroni. Quindi si disperde. Secondo questa ultima teoria, il buco nero o la pulsa o la magneta vengono dalle tipo 2. Vengono da quella al centro delle super delle super giganti. E su questo comunque io ho un'idea, il collasso del buco nero farà ci sono due cioè quando la gravità diventa abbastanza forte, la relatività dà come premessa di occuparsi di cambi gravitazionali deboli e la relatività generale. Quando la forza di gravità diventa molto forte, le dimensioni molto piccole, la relatività generale prevede degli zeri e degli infiniti, cioè delle singolarità. In fisica, per definizione, la singolarità punta la luce. Punta la luce intanto. La fisica quantistica nasce dalla necessità di escludere le singolarità. Però quando ognuno sta a casa sua va tutto bene. Quando si uniscono all'interno dei buchi neri, quando la gravità diventa, le dimensioni diventano tali da coinvolgersi l'una con l'altra, non c'è modo di fare andare d'accordo. Una delle due dovrà soccombere. Qui lo dico, ve lo nego, la logica dice che soccomberà la relatività. Cioè una delle due prevede singolarità e infiniti. Infinito in fisica non significa niente. In matematica è bello, in fisica non significa niente. Finito, in matematica il tempo può andare avanti, può andare indietro, non so, può andare di fianco. Se la dici non ci vuole. Invece in fisica un salto. In fisica no. Quindi diciamo che la matematica generale prevede delle singolarità. Tu non hai visto Focus ieri, era molto interessante. C'era Penrose, l'appassionato di buchi neri, che però quando esce dai buchi neri, perché lui è fissato sui buchi neri, che parlava in un'università canadese, e ha detto che siccome la singolarità dà molto fastidio, ma non quella del buco nero, dà fastidio alla singolarità del Big Bang, lui ha ipotizzato che si è esplosa e che il Big Bang sia stato dovuto al che ho spento quasi, ero lì per spegnere la televisione, che probabilmente il Big Bang fosse stato un grande buco nero. Esatto. Ed è la stessa cosa che ha detto anche mi sono venuti al Festival della Scienza nel 2010. Lo so. Ed eravamo presenti. Andrebbe motivato perché se no uno poi va fuori. Ti faccio un conto che ho fatto, ti faccio un calcolo che ho fatto già diverse volte. L'ha detto lui, l'ha detto, non l'ho detto. Il raggio di Schwarzschild si chiama Pegro, sei venuto pure al Festival della Scienza. Non lo deve chiedere a me, deve chiedere a Pegro. Attenzione, questo è il raggio di Schwarzschild, cioè quello, se la massa è all'interno del raggio di Schwarzschild si può avere un buco nero. Una massa di una massa solare ha un raggio di Schwarzschild di 3 km. Si pensa che nell'universo ci siano circa 10 alla 11, 100 miliardi di galassie, 1000, come massa, materia scura, 10 alla 12 massa solare. No? No, perché la galassia sono 100 miliardi di stelle. No, forse sono di più. Aspetta, una galassia abbia una massa di 1000 miliardi di masse solari. Come no, massa, compresa la materia scura. Quindi 1000 miliardi sono 10 alla 12. Quindi 100 miliardi per 1000 miliardi sono 10 alla 12 per 10 alla 11 sono 10 alla 23.
Dai, ci sono 24, dai. Vabbè, 10 alla fine, ma facciamo conto così, 10 alla 20 della massa solare. Per 3 viene 3 per 10 alla 23 km. Quanto è 3 per 10 alla 23 km? All'incirca. All'incirca. Ci avete calcolato, che non fate cosa?10 alla 13 10 al cubo, la massa dell'universo è un buco nero del raggio dell'universo. Cos'è 10 al cubo diviso 3, no? 1000 diviso 3. Non lo so, fammi. I conti tornano tutti. Il problema di queste teorie è, guarda, è una cavalla bella cavalla che a un certo punto fa acqua e si fa un codice, si mette in mezzo. Abbiamo trovato il rimedio, non fa più acqua. Se abbiamo messo una pezza con un codice, dobbiamo fare acqua da codice. Cioè, tappi un buco così, se ne aprono altri quattro piccolini, poi tappi quello, se ne aprono, cioè ogni tassello che va a migliorare apre tre dubbi. Ma del resto è bello della scienza. La scienza è questa. Pedro si deve arrabbiare con me. Si chiama Pedro.